Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 12 giugno, curate dalla nostra redazione. Enna, la regione rinnova la convenzione tra il SEUS e l'assessorato regionale alla sanità. 26 operatori e il 118 tornano in forza all'ASP 4 che li utilizzerà in gruppo come operatori sociosanitari e altri come autisti degli ospedali di Enna, Leonforte e Nicosia. Lo scorso gennaio, alla scadenza della convenzione, l'ASP non ha voluto continuare se prima non venisse pagato il debito che l'assessorato alla sanità aveva nei confronti della stessa azienda sanitaria, che per circa un anno aveva anticipato le risorse economiche relative alla gestione di questo personale. Agira, durante il fine settimana una delegazione proveniente da Agira sarà presente alla festa di San Filippo di Agira che si festeggia a Zeebrugge a Malta. Zeebrugge è una località maltese gemellata con Agira dal 1997 in virtù della comune devozione a San Filippo di Agira. Alla festa saranno presenti una delegazione istituzionale di Agira per rafforzare il legame tra le due città legate dalla comune devozione al santo patrono, il parroco della chiesa dell'abbazia di San Filippo Don Giuseppe Laggiusa e alcuni componenti dell'associazione parrocchiale San Filippo. Leonforte, relazione del bilancio consuntivo 2013 del sindaco di Leonforte Francesco Sinatra. Purtroppo, quanto paventato in consiglio comunale in occasione dell'avvio della procedura del piano di riequilibrio finanziario, si è verificato. È stato approvato il rendiconto finanziario 2013 con un avanzo di competenze di euro 256.000 circa e con un disavanzo finanziario epurato da residui attivi e passivi non certi ed esigibili di 1.810.000 euro. L'austerity messa in campo dall'amministrazione dall'atto del suo insediamento ha portato a recuperare il disavanzo certificato, il che era pari a 500.000 euro, a un avanzo alla fine dell'anno che è pari a 256.000 euro. Questo è costato alla comunità grossi sacrifici tra tagli nei servizi e l'aumento di un punto per mille dell'IMU, l'unico tributo che ancora non era al massimo. Questa azione ha fatto ritornare nuovamente al rispetto del patto di stabilità che consente tra l'altro di poter sfruttare finanziamenti europei come il patto dei sindaci a cui il comune è già stato accreditato. Pietraversia, i carabinieri in ottemperanza dell'ordine di esecuzione della carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta hanno tratto in arresto il 36enne Alessandro Milazzo, l'uomo riconosciuto definitivamente colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è stato condannato alla pena di 5 mesi e 13 giorni di reclusione. Caltanissetta, fra i tre arrestati in flagranza di reato dai poliziotti della questura di Caltanissetta, c'è anche un uomo di Barrafranca, Pasquale Speziale, di 34 anni. L'uomo, insieme ai nisseni Simone Salvaggi, di 21 anni, e Rocco Michele Antonio Monti, di 37 anni, è stato colto in flagranza di reato mentre tentavano di rubare un'auto. Gli agenti hanno effettuato l'arresto grazie ad un collega che, libero dal servizio, ha segnalato il tentativo di furto. E con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.